Radio Frontiere, siamo qui alla mostra Tornare in Napoli nello stand del Trentino per la promozione della regione Trentino con tutte le sue bellezze e tutte le iniziative in connubio con la regione Campania. È già intervenuto il calciatore del Napoli Allan a ritirare un premio, a distribuire a sua volta premi a due istituti della Campania, uno di Napoli e uno di Caserta, e adesso siamo qui nell'angolo dedicato alle bellezze naturali del Trentino, la realtà virtuale, quella che è stata definita la brochure del futuro. In altre parole, si può vedere a 360 gradi sul proprio dispositivo mobile, telefonino o tablet che sia dotato di visione a 360 gradi, grazie a una tolina che si chiama Cardboard, in realtà virtuale, come se si fosse sul posto, si può ammirare, dicevo, tutta la bellezza naturale del Trentino, i suoi nevi, le sue bellezze, i suoi monti, tutto quello che si può visitare a grandezza naturale in immersione totale. Siamo qui in questo momento con tante persone, come vedete, che stanno provando la realtà virtuale, si stanno immergendo. Qui c'è l'organizzatore e l'ideatore di questa startup, che magari ci vuol concedere anche un'intervista. Cari amici di Radio Frontiere, siamo in compagnia dell'organizzatore di questa meravigliosa iniziativa. Piacere, allora mi chiamo Marco Sartori, questo progetto si chiama Trentino Uguale e è il primo catalogo virtuale di territorio. Presentiamo un intero territorio in Trentino in realtà virtuale. Si tratta di un'applicazione, è completamente gratuita, l'utente può scaricare appunto l'applicazione sul proprio smartphone dipendendo da tipo di cellulare che ha, quindi o da Android o da iOS. Scaricando l'applicazione, adesso vi faccio vedere. Tutto in diretta. Ecco qua, applicazione. L'utente ha modo di poter vedere i vari contenuti in realtà virtuale, video in realtà virtuale o dallo schermo del cellulare. Entra in questa stanza virtuale con le varie località del Trentino. Ci sono sia video estivi che video invernali. Cliccando sul play parte appunto il nostro video. Si possono vedere appunto muovendo il cellulare con il nostro dito, oppure opzione cardboard, che è questo visore qua di cartone, dice di inserire il cellulare nel visore e io, inserendo il cellulare nel visore, in pochi secondi vengo trasportato in Trentino. L'esperienza la vivo realmente, come se fosse virtualmente, come se io mi trovassi in Trentino. È una cosa bellissima, una domanda banale ma necessaria. Ma come ti è venuta questa idea? L'idea è venuta perché crediamo che la realtà virtuale abbia delle potenzialità immense, sia dal punto di vista appunto di comunicazione, di marketing, e proprio per questo abbiamo deciso di applicarla alla nostra bellissima regione che è il Trentino, per farla conoscere ancora di più. Quindi che cosa dire? Possiamo terminare questa breve ma esaustiva intervista con l'invito agli amici a visitare questa regione fantastica? Certo, venite in Trentino, scaricate l'applicazione, vedete il Trentino virtualmente per poi venirlo a vedere realmente. Quindi per far vedere la comunità. Corretto, corretto, è proprio quello. Vi facciamo venire voglia di venire a visitarci realmente. Grazie. Un piacere di nuovo. Grazie. Arrivederci. Amici di Radio Frontiere, è tutto.